Buongiorno a tutti, benvenuto al mio canale. Oggi preparo con voi una torta al sugo di l'arancia, vieni soffici, altissima e con pochi ingredienti. Quindi rimanete con me alla fine del video, vi diamo la ricetta e gli ingredienti. Gli ingredienti della nostra ricetta sono 4 uova, una busta e mezzo di lievito, una bustina di vaniglia, un yogurt, un bicchiere di succo di arancia, mezzo bicchiere di olio, un bicchiere di zucchero e 3 bicchieri di farina. C'ho anche la boccia d'arancia, sono 2 arance, una ciotolina di frutta secca mesta, questa per la decorazione. Adesso passiamo per la preparazione della nostra torta. Nella ciotola ho messo le 4 uova e aggiunto il bicchiere di zucchero, poi aggiungo anche la bustina di vaniglia, poi mescolo tutti questi ingredienti per bene fino a che si scioglia il zucchero. In questa fase potete usare il frullatore, è più facile. Finisco a mescolare bene gli ingredienti fino a che cambia il colore di le uova, non è più giallo. Dopo aggiungo la boccia di l'arancia. Con questa boccia la nostra torta ha molto sapore. Adesso aggiungo il succo di arancia, poi aggiungo anche l'olio e mescolo bene. Dopo aggiungo lo yogurt. E alla fine metto la farina in 3 volte separati. Nell'ultima quantità di farina metto il lievito, metto una bustina in mezzo. Dopo lo mescolo bene. Metto anche un pizzico di sale. Dopo metto il composto nello stampo, che già ho messo un pochino di burro e un pochino di farina. Adesso metto il composto nello stampo che già ho preparato prima e l'aggiusto per bene
dopo metto la frutta messa da sopra, la metto da tutte le parti. Per questa frutta c'ho un po' di mandorle, un po' di noci e cioccolati. Allora le metto per bene da tutte le parti e le metto nel forno caldo su 180 per 40 minuti. La nostra torta è pronta. Vedete come si vede, tutta bella bella. Ho messo un cucchiaio di marmellata da sopra, l'ho spalmato per dare brillante, per si vede brillante. Adesso vediamo dentro, come vedete, altissima, morbida, soffice e molto profumata, anche croccanti da sopra. Spero che vi piaccia il video, e se sarà così aspetto il vostro like e i vostri commenti, magari anche iscrivetevi nel mio canale, condividete il video con i vostri amici. Vi saluto, ci vediamo alla prossima.